Buonasera. Per questo nono e ultimo incontro stagionale della serie antichista Sarà lei, abbiamo deciso di fare, come nelle feste di paese, il gran finale pirotecnico ed è per questa ragione che abbiamo convocato qui un volto notissimo a tutti, quello di Luciano Canfora. Normalmente noi chiediamo agli ospiti di presentarsi. In questo caso la situazione è un po' diversa, anche perché diciamo che il professor Canfora presenta diverse caschette e ogni tanto gliene danno qualcuna che gli appartiene un po' di meno. C'è stato recentemente uno di questi rappresentanti della nuova politica italiana, no? Che ti aveva accusato di autodefinirti filosofo. E io ho l'impressione che lui avesse equivocato con filologo, ma non lo so, tu cosa ne pensi? Temo, le due parole le scambiano da molto tempo, anche nei giornali, eccetera, ma non mi turba. Sono convinto che ognuno di noi sia un filosofo, inevitabilmente, no? Le domande di fondo ce le si pone sin dall'adolescenza. E quindi ben venga una definizione così gratificante, anche se magari è data senza consapevolezza, e temo che questo sia appunto l'elemento negativo, ma noi dobbiamo cogliere fior da fiore, e quindi anche uno sprovveduto politico può dire una cosa significativa. Consideriamolo, diciamo, come un oracolo, il Dio ha parlato per lui. E Esatto. quindi, ma d'altra parte, anche se diciamo Luciano Canfora può essere storico, filologo, politico, fino a qualche tempo fa era filologo di mestiere, ma tutto sommato, come direbbe quell'altro, la filologia non è altro che la politica perseguita con altri mezzi, almeno nel caso. Io lo penso da sempre in realtà e, come dire, ho propugnato il carattere sovversivo in senso alto del mestiere di filologo in un libricino che avevo circolato per un po', in quanto quella ricerca è alla base della modernità, del nostro spirito critico, del nostro porci domande senza confini. Senza confini. Qualunque studioso, io in questi tempi per ragioni varie mi riprendo in mano molte cose di Cantimori per ricerche così, e lui lo era profondamente animato da spirito filologico, pur facendo per le etichette accademiche un altro mestiere. Propugno non soltanto l'eliminazione delle categorie storia antica, storia medievale, eccetera, sfido chiunque a trovare il confine, ma anche, e questo se vogliamo è un po' nel senso pasqualiano, non esistono discipline ma problemi tra una disciplina e l'altra, questi confini sono fittizi. Mi toccherà entro quest'anno, spero di farcela, di raccontare la vicenda della tesi di dottorato di Marx, che ha una storia La testuale differenza tra tra di Democrito e Epicuro. Naturfilosofie di Epicuro e di Democrito. E, tanto il testo è incompleto, manca un pezzo, come mai manca, come mai si addottorò a Iena, come mai sono venuti fuori pian piano nel tempo gli appunti, i lavori preparatori. Cos'è filologia, storia del pensiero, storia politica? Lascerei perdere le definizioni. Eh sì, soltanto che, come diceva quell'altro, wir Philologen non sono sempre d'accordo e ovviamente i filologi dell'alfa e del beta in questo momento si sentiranno forse un po' preoccupati, ma forse stanno guardando qualche partita. Stanno sicuramente altrove con la mente. Sì, ma stanno guardando i campionati europei di calcio, quindi Ho capito. possiamo considerarci tranquilli. Ora, però, a questo punto, cerchiamo di entrare nel pieno del nostro incontro. Ovviamente non possiamo parlare, per ore, per quanto sarebbe, piacevole, e
cerchiamo di concentrarci sui problemi delle trappole, a cominciare naturalmente dalla famosa trappola di Tucidide, che i politologi americani amano molto. C'è questa idea secondo cui Tucidide avrebbe in qualche modo predetto la necessità da parte delle superpotenze attuali, l'America e la Cina, di venire a conflitto, e l'aveva già spiegato già lui. Possiamo precisare meglio un po' questi aspetti un po' sorprendenti per noi? Ma io credo che sia quello che Teofrasto chiama oximates, no? Quello che ha imparato da ultimo e ostenta quello che ha imparato. Sotto il velo del paragone con la situazione del 431 avanti Cristo, o meglio ancora degli anni subito precedenti, sotto quel velo c'è una voglia matta della dirigenza americana di fare la guerra alla Cina, in un modo o nell'altro. Giustificando magari questo, farne un bellum iustum, sarebbe un'idea proprio degna degli antichi romani, e pretesto banale, ma talmente generico da essere inutile, è che in una medesima area geopolitica due potenze non possono a lungo coesistere. Va bene, questo è il grande pensiero. Solo che a questo punto il pianeta, l'area geopolitica in questione, quindi alla fine si vanifica, come un po' quando si usa la categoria di totalitarismo, che mi fa sempre un po' ridere, che certamente esprime qualcosa, ma in maniera talmente onnicomprensiva da risultare inutile sul piano cognitivo diagnostico, no? Così anche il fatto che due potenze tendenzialmente hanno l'alternativa del conflitto rispetto all'alternativa della trattativa o del compromesso è talmente ovvio che finisce con l'essere inutile. O se lo vogliamo ripetere ciclicamente va benissimo, naturalmente. Qual è il vantaggio di questi paragoni, diciamo, questi sforzi analogici? Di magari illuminare almeno in parte alcuni aspetti del passato. In questo senso possono essere utili. Mi veniva in mente ogni tanto, credo di averlo scritto qualche volta, che il Bethmann Hollweg, no, il cancelliere che si trovò ad essere tale al momento dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, e a un certo punto fu poi congedato dal Kaiser perché ritenuto troppo incline ai compromessi, a una eventuale pace di compromesso che era un po' nell'aria, almeno fino al 1916. Bethmann Hollweg, quando una parte dell'alto comando impose la guerra sottomarina generalizzata per colpire gli aiuti americani all'Inghilterra che arrivavano per appunto in quella forma, ebbe a dire: questa, la guerra sottomarina, è la nostra spedizione in Sicilia. Unsere Sizilice Expedition. Cioè il fatto che è la via della sconfitta. Cosa che fu, infatti, perché portò all'intervento degli Stati Uniti, non più cachet, ma diretto, esplicito, con lo sbarco in Francia nell'aprile del 17, le prime truppe, decisive alla fine, perché l'ultima offensiva nelle Argonne dei tedeschi, agevolati dalla ormai pacificazione a est con il trattato di Brest-Litovsk, fu bloccata e alla fine sconfitta dalle forze fresche americane. E indubbiamente l'apporto di Siracusa alla guerra navale in Ionia dopo il 412 e negli anni subito successivi ebbe un qualche peso, non pari a quello degli Stati Uniti nel 17-18, però certamente Ermocrate a un certo punto lo troviamo a combattere negli stretti contro gli strateghi ateniesi. Poi lui viene richiamato perché c'è una crisi politica a Siracusa, e probabilmente il fattore decisivo è la Persia, no? Ciro, ecco, che, infatti, che arma. E quindi gli scenari cambiano, gli scenari non sono sovrapponibili.
E a questo proposito, in realtà c'è una ragione per cui il pensiero americano, soprattutto quello politico e strategico, è talmente affezionato a Tucidide. D'altra parte, dopo la guerra, George Marshall, quello che è poi venuto a fare il piano Marshall, si era rivolto agli studenti di Princeton spiegando che loro dovevano studiare i classici. Ora, naturalmente le cose sono cambiate, ma c'è stato tutto un periodo in cui la guerra fra Atene e Sparta, tramite poi la mediazione della traduzione in inglese di Hume, di Tucidide, era diventata, insomma, un'opposizione fra i due blocchi, e quindi ci stava benissimo nel discorso di guerra fredda. Solo che da una parte per la guerra fredda abbiamo diciamo il cosiddetto mondo libero e dall'altra parte il blocco del patto di Varsavia. Dovrebbero coincidere teoricamente con Atene e Sparta, solo che giustamente c'è di mezzo la Persia, e questo Tucidide ogni tanto ne parla della Persia, ma si vede che non gli piace raccontare questi aspetti, e basterebbe già questo a far capire come qualcosa sta cambiando rispetto a questo scenario. Sì, sì, direi che sono affascinato io dal pensiero analogico, e questo lo riconosco. Ho cercato anche di scrivere tantissimi anni fa un librino che si chiamava Analogia e Storia, nella convinzione alla quale sono tuttora legato, che cioè, come Kant ci ha spiegato su Schreving, che abbiamo delle forme a priori in cui collochiamo i fenomeni, spazio-tempo, e anche la conoscenza della storia ha inevitabilmente delle forme a priori di conoscenza, di cui la più nota, diciamo la più operante, è proprio l'analogia, cioè collocare immediatamente, con un moto immediato del pensiero, un fatto presente in un modello passato e viceversa, perché è sempre a due direzioni l'analogia. Ovviamente bisogna sapere che è provvisoria, è probabilmente fallace, è certamente diagnostica. Provvisoria perché cambiano gli elementi in presenza, e quindi cambia anche il meccanismo analogico. Può essere sbagliata, può essere controversa, no? Per esempio mi colpisce un pochino nelle analogie Sparta-Atene, America-Russia, o viceversa Russia-America, dove collocare i cattivi, no? Perché gli spartani, bene o male, sono i cattivi, avendo Atene vinto perlomeno sul piano propagandistico e storiografico rispetto a Sparta. E quindi Sparta fa la parte negativa. Qui il mio telefono, lasciamolo suonare. Ah, boh, perfetto, no, temevo qualche diavoleria tecnologica così, locale. Ora, Sparta è intesa un po' grossolanamente come il luogo della sopraffazione autoritaria, eccetera, e Atene come luogo della libertà. E quindi è molto attraente dire, far capire che il mondo libero, cosiddetto, di cui faceva parte anche Francisco Franco quando era vivo, durante la Guerra Fredda, è gli Stati Uniti d'America, no? Il mondo schiavo è la Russia sovietica. Però credo che sia un'analogia monca se uno considera i due schieramenti come funzionano. C'è un passo famosissimo di Tucidide proprio nei primi capitoli, nel 18° del primo libro, in cui si dice, Tucidide in quella fase della sua scrittura è molto critico verso l'impero ateniese, ne parla come di uno strumento di schiavitù, no? Fa dire a Pericle: l'impero è tirannide, non si può uscire dall'impero impunemente, anche se è criminale. E quindi ha una visione negativa. Quando parla delle prime defezioni represse con l'intervento militare, la più importante è quella guerra contro Samo, taglia la corda, se ne va, e Pericle con tutti gli altri strateghi fa una spedizione, una guerra che dura 2 anni, quindi un intervento pesantissimo.
dice Tucidide in quel capitolo diciottesimo che invece Sparta, gli spartani, guida i suoi alleati autonomoi, autonomon ton summacon, come a dire non ha bisogno di una presenza militare per tenerli a freno. Mentre, come è noto, Atene ha bisogno continuamente di interventi militari, potremmo dire tipo Ungheria. Ecco, l'Ungheria, quando io ero giovane, fu un fatto epocale, 1956, che ha segnato la storia del Novecento, anche del movimento comunista, della storia dell'Unione Sovietica e tutto, della Guerra Fredda. Quindi Atene sarebbe molto più sovietica che non il suo antagonista, e a quel punto entra in scena la questione del sistema politico interno. Ma il sistema politico interno, se noi lo idealizziamo, ce lo immaginiamo come growth simile a un liberalismo moderno, e allora i conti non tornano. Ma se abbiamo un'idea più realistica del carattere, come diceva Benjamin Constant, oppressivo della democrazia antica, no? Il pouvoir social che soverchia l'individuo, prevarica, lo costringe dentro uno schema statale, e allora il paragone comincia a diventare più pencolante dall'altra parte. A che serve tutto questo? Non a un gioco di società. Serve per esempio ad aiutarci a cogliere degli aspetti di entrambe le realtà antiche che nella narrazione storiografica tradizionale si perdono o sono lasciati in ombra. Inversamente, anche una visione delle democrazie autoritarie moderne che hanno avuto spazio almeno per mezzo secolo nel Novecento, alla luce di che cosa era veramente la democrazia antica, nei limiti in cui ci è nota naturalmente, ci aiuta anche a capire meglio e non in modo scioccamente demonizzante il fenomeno moderno delle cosiddette democrazie popolari, che sono per tanti versi lontanissime da quelle parlamentari, elettive, pluripartitiche, eccetera, eccetera, alle quali noi diamo in modo un po' unilaterale la definizione di democrazia unica possibile. Come è chiaro, il quadro si complica. In definitiva, quindi, questi aspetti ci permettono di riflettere su un fattore particolare. In questi ultimi tempi si parla molto dell'esigenza di riformulare gli studi classici, renderli naturalmente più aperti, più globali. Questo è certamente giusto. Però dall'altra parte c'è sempre l'interpretazione un po' rozza che fa pensare che tutto sommato non avremmo più bisogno di queste che un tempo si chiamavano le radici del pensiero occidentale. In realtà è vero il contrario. È proprio studiando questo aspetto che ci liberiamo dell'idea piuttosto sciocca delle radici del pensiero occidentale e cerchiamo di ragionare meglio sopra, visto che siamo ormai in un altro secolo. Certo, ma fra l'altro è la solita questione terminologica, se abbia poi veramente senso, al di là dell'uso corrente, si capisce, parlare di pensiero occidentale. Le radici non occidentali del pensiero greco sono oggetto di studio da tanto tempo. Non mi riferisco soltanto ad Atena Nera di Bernal, ma mi riferisco anche al pensiero cristiano che polemicamente dice Platone non è che un Mosè greco, che parla greco. Perché? Ma perché il retroterra di Esiodo è nell'epica mesopotamica e forse anche dietro l'Iliade c'è Vilusa, quindi diciamo la via della seta, diciamo così, porta molto lontano rispetto al cosiddetto Occidente, e se siamo convinti che il pensiero greco sia la culla di quello successivo, di cui abbiamo nozione grazie ai romani, altrimenti l'avremmo perso, e allora le radici sono molto più ramificate. Aggiungiamo poi un elemento, che cioè un uomo saggio e anche ironico come Amartya Sen, quando ascolta, no, la democrazia, un'invenzione greca, eccetera,
fa sempre notare che in India, però, nell'India antica, le decisioni a maggioranza, dopo discussione, dopo deliberazione, erano già in uso nelle comunità. Quindi la storia, diciamo, è molto diversa da quella che viene raccontata. Dopodiché succede un altro fenomeno, che un po' la malattia, diciamo, di crescita delle società. Mi viene in mente, in questi giorni c'è stato l'anniversario della Comune di Parigi, no? A fine maggio, la settimana di sangue, massacro allucinante. E ho studiato un po', per ragioni varie, alcuni documenti prodotti dalla Comune nei suoi appena 71 giorni di vita, no? Alcuni documenti riguardano l'ordinamento scolastico. Quindi creare una scuola non elitaria, bensì capace di fornire anche conoscenze pratiche. E uno dei dettami di questo programma, mai attuato, data la breve vita dell'esperienza, era di cancellare greco e latino come roba inutile. Poi mi è venuto in mente che nell'anno 1 della rivoluzione russa si crea un macchinario immenso per alfabetizzare un popolo largamente analfabeta, come era la Russia zarista, e nei programmi di storia si comincia dalla Comune di Parigi, cioè la storia comincia nel 1871, va bene. E sono crisi passeggere, poi man mano si riscopre il passato. Mi ricordo un caro amico, dotto uomo, molto irregolare, come Aimé d'Angers, che tu forse hai conosciuto, aveva scritto su Belfagor un bellissimo saggio in cui diceva che la bizantinistica sovietica, che era stata mal vista negli anni iniziali della rivoluzione perché era legata all'ancien régime, la Chiesa, l'impero, eccetera, la bizantinistica viene rilanciata da Stalin. Quindi si ricomincia a studiare il millennio bizantino in epoca staliniana consolidata, quindi anni 30, per quella via che si capisce anche perché Stalin è ovviamente in continuità rispetto alla storia russa, molto più che non la rivoluzione nei suoi primi anni, e la via per la quale si recupera lo studio del passato. Ma poi ci sono altre vie non meno significanti, per cui alla fine si ritorna a quegli studi, ma si ritorna con mente più matura. Certo, anche perché di fatto il modo migliore per studiare i classici è, oltre allo studio dei classici stessi, studiare il classicismo, come hai fatto tu, studiando appunto, occupandoti fin dalla fine degli anni 70 delle ideologie del classicismo, proprio in qualche modo per creare una sorta di vaccino al classicismo. Insomma, se classicisti, se li conosci, li eviti. Forse è più divertente che fare i classici contro, No, come usa adesso. no. Non solo, ma poi è una tradizione molto contraddittoria, molto contraddittoria. Hobbes, che traduce Tucidide, dice chiaramente che lo fa per spiegare attraverso Tucidide che la democrazia è un male. Va bene. Però forza il testo in maniera, devo dire, geniale, perché stiamo parlando di Thomas Hobbes, quindi non di un nostro. Perché? Perché mette in evidenza innanzitutto la definizione di Pericle di fatto monarca, no? Democrazia solo a parole, l'apprezzamento per Antifonte, artefice, ideatore del colpo di mano che instaura l'oligarchia. E anche l'elogio di Pisistrato, lui dice, no? Nei capitoli sul tirannicidio, Tucidide fa un quadro molto positivo del governo di Pisistrato. Però non è tutto Tucidide. È chiaro che c'è una fase della vita sua che, tra l'altro, corrisponde largamente con l'opera. 30 anni di guerra, 30 anni di scrittura e di riflessione. Quindi metà della sua vita pensante l'ha passata maturando il proprio pensiero intorno agli avvenimenti che gli scorrevano tra le mani. E quindi c'è una fase nella quale lui effettivamente si riconosce in Antifonte,
perché è convinto che quella sia una scansione fondamentale della storia ateniese. Poi si rende conto che così non è e recupera un Pericle che diventa a quel punto Princeps. Ecco. Allora, questi andirivieni ci aiuta anche Hobbes con il suo unilaterale modo di vedere le cose, meno ci aiuta Grote, che però ha i suoi meriti, per esempio la rivalutazione di Cleone controcorrente, perché Cleone, poveretto, è stato schiacciato da una tradizione quasi totalmente aristofanea, no? Nel farne perlomeno un guitto, se non un lestofante, e comunque un personaggio negativo. E Grote lo rivaluta senza forse ricordarsi, non voglio parlare mai di lui, che è un grandissimo dilettante, ben inteso, ma che la prima e accanita rivalutazione di Cleone è di Droysen. Droysen, quando traduce tutto Aristofane con le magnifiche prefazioni, scrive per i Cavalieri: il grande Cleone, Cleone è come Robespierre, è come Caio Mario, cioè è un grande che ha usato la violenza per un obiettivo che non era solo personalistico. Quindi anche Grote, con la sua unilateralità, ci aiuta a leggere quelli che poi lo criticano. Insomma, la storia del classicismo è accidentatissima, accidentatissima. Infatti, ne approfitto anche per correggere un mio sciocco lapsus. Avevo parlato prima di Hume, non so per quale ragione. Un giorno bisognerà psicanalizzarsi, perché no, ovviamente. Ma adesso però sarebbe il caso di passare da una radice all'altra. Quindi abbiamo parlato di queste radici greche classiche, fino a che punto possiamo considerarci radici o no, e poi in altra parte, da parte di un c'è una strumentalizzazione politica che vale ancora adesso delle nostre radici che si chiamavano un tempo giudaico-cristiane. E a questo proposito possiamo passare all'altra trappola, diciamo che è una nuova passione, perché la tua passione per Tucidide è nota da un paio di generazioni, ma c'è questa passione per quello che io chiamo Flavio Giuseppe, benissimo. Tu chiami Giuseppe Flavio, ma tu dici anche Dione Cassio, quindi insomma si vede che anche le radici greche insomma continuano a colpire. Prevalgono. Ma a prescindere da questo, parliamo un po' del discorso che tu hai sviluppato intorno a quello che per tanto tempo è stato uno dei capisaldi, no? Il testimonium flavianum, e intorno a qua hai sviluppato un discorso che non è sempre facile da seguire, ma è molto istruttivo per quanto attiene anche agli sviluppi moderni, diciamo, di questi studi. Sì, intanto una confessione necessaria. Scherzo, naturalmente. E cioè Giuseppe è una mia antichissima passione dei tempi in cui preparavo la mia tesi di laurea. Sulla provincia romana di Siria. Io sono con Lepore, ho lavorato all'epoca, gli proposi questo argomento per una ragione contingente di alcuni testi fra loro in contrasto, fra Dione e Appiano su un episodio l'ammutinamento delle legioni romane ad Apamea nel 47 a.C., poi di lì si dilatò. E naturalmente, appena metti il dito nella provincia di Siria, vai a finire a Giuseppe e a quelle opere straordinarie, entrambe, lo stesso episodio raccontato diversamente, con sfumature, eccetera. Quindi c'è un'antica passione proprio durevole, intermittente nella sua manifestazione fenomenica. E poi da ultimo ripresa per una ragione così contingente, c'è un seminario da fare al dottorato di studi ebraici a Roma, e quindi mi sono rimesso di buona lena su quei testi e quindi ho ripreso in mano la questione Pompeo, l'anno critico, l'anno terribile, 63, tra l'altro della congiura di Catilina, il consolato di Cicerone, la conquista di Gerusalemme, la profanazione del Tempio,
i sogni di Pompeo, in parte attuati, in parte frustrati. No, la voce su Pompeo nell'Enciclopedia Italiana l'ha scritta Momigliano, è molto bella. Fra l'altro vedo che lui lo rimprovera di non aver fatto in sostanza il colpo di Stato tornando dall'Oriente, di aver congedato le legioni entrando a Roma senza appunto le truppe e quindi stando al gioco e quindi perdendo un'occasione storica. Mi ha colpito questo, perché non è tanto ovvio nel racconto di quelle vicende. Pompeo fa un trionfo spettacolare, esibisce tutti questi prigionieri, fra l'altro anche i sovrani spodestati a Gerusalemme, eccetera. Ma perché Giuseppe torna sempre? Perché Giuseppe, soprattutto nel Bellum, è Tucidideo per scelta, che non è una scelta esteriore, è una scelta profonda. Lui si identifica man mano con quel grande modello e quindi esalta non soltanto la propria imparzialità, l'avventura di aver visto entrambi i campi per le sue vicende biografiche, ma anche l'enormità di quel conflitto, quello non di Pompeo naturalmente, ma quello visto da lui direttamente, che è il nocciolo del racconto, cioè la guerra di Tito e la distruzione, se vogliamo, del tempio che lui dice non essere stata voluta da Tito, ma frutto di un incidente, eccetera. Ora, questo tucididismo mi ha fatto riflettere su tanti aspetti, uno dei quali è che per Giuseppe quella non è una guerra marginale, come nella nostra visione sarebbe, cioè sì, Romania conquista nel mondo, poi c'è questo angolino di Medio Oriente in cui fanno un'operazione di polizia, dura 3 mesi, Pompeo, dura 3 anni, al tempo di Tito e Vespasiano. Lui dice a un certo punto che se fosse davvero stata una guerra così trascurabile, e lui la ritiene invece grandissima, i romani non avrebbero esaltato con un trionfo spettacolare, con questi archi memorabili, non soltanto quello su Persite, ma anche l'altro, no? Quello di cui sono rintracciate da ultimo poche tracce, pochi frammenti. Quindi ci tiene a dire, lo dice nel caso di Pompeo in maniera più mite, nell'altro caso in maniera più perentoria, poteva finire diversamente, cioè non era predestinata alla sconfitta ebraica. E questo dà un po' da riflettere sulla intanto prontezza sua nel istituire raffronti con la storia greco-romana e la sua propria. Ha imparato la lingua, lo dice, no? Alla fine delle antichità, ha imparato bene il greco. Ma al tempo invece del Bellum si è fatto aiutare su un Ergoi. Però in tutta questa vicenda tu mi spingevi giustamente alla questione ipercontroversa del testimonium, no? Si infila questa pagina cristologica, chiamiamola così, cristologica, che è stato un campo di battaglia, insomma, da subito direi, no? Io ho avuto l'ardire di ficcarmi lì dentro, ma mi pare tutto sommato di avere trovato qualcosa che non era tanto noto finora, seguendo il mio metodo, diciamo così, elementare di sempre, e cioè la storia degli studi, cominciare un po' prima del Novecento, che di solito è considerato l'alfa e l'omega, va bene? Anzi il 2000, forse ancora di più, perché è più recente. La grande erudizione cinque-seicentesca, e Merleger me l'ha sempre ricordato questo, lui era un patito di questa grande erudizione, aveva tantissimo cammino già percorso, tantissimo. E per esempio, nella fattispecie, la questione è se si debba ritenere che questo testimonium sia davvero così filocristiano, o se invece si debba addirittura sospettare Eusebio di averlo creato. Tutte questioni che, ripeto, ora non le affronteremo partitamente, ma stanno a significare che quel testo ha accompagnato i conflitti politico-religiosi dell'Europa moderna, dal cardinal Baronio fino a noi. E quindi ovviamente
è uno di quei passi controversi che fanno capire fino a che punto la filologia continui a esercitare una sua importanza. La filologia è giustamente non la filosofia. Questo è un aspetto che secondo me andrebbe rivendicato. E a questo proposito bisognerebbe anche riprendere il discorso più in generale. L'avevi già citato il famoso detto di Pasquali, no? Per cui non ci sono discipline, sono problemi. È un detto che è stato fatto proprio da molti studiosi, anche Mazzarino lo diceva spesso e tanti altri. Ma a questo proposito, naturalmente, ci sono i problemi della corporazione. E non sto tanto a parlare di quelli che avevano fatto la levata di scudi contro la tua proposta di istituire un insegnante unico di antichistica, no? Per cui c'erano state delle barricate, ma parlerei un po' di quello che era successo prima, proprio quando ha cominciato a diffondersi il termine di antichista. Perché tutto sommato adesso antichista sembra una cosa banale, scontata, ma negli anni 70 non lo era. È un po' come la storia delle magnifiche sorti e progressive di Leopardi. Ai tempi di Leopardi, progressivo era un aggettivo che veniva utilizzato dai pennivendoli, insomma non era una cosa colta. Adesso parliamo di rock progressivo e quindi è entrato nel questo discorso. E a questo proposito io mi ricordo che c'erano degli studiosi che dicevano ma io sono, non bisogna parlare di antichisti, no? Insomma questo è un termine che aborro. E al tempo dell'Istituto Gramsci invece stavamo tutti lì, insomma in queste famose storie che si possono raccontare ai nipoti. Solo che ora a questo punto, in un momento in cui c'è questa idea della cosiddetta cancel culture, che ci sono i problemi dei classici e ognuno si tira la coperta dalla sua parte perché ci sono anche pochi soldi, come definiamo l'antichista e come vogliamo, se esistono delle magnifiche sorti e appunto progressive dell'antichistica? Qual è il tuo... Il vecchio Frankel, Edward Frankel, diceva il latinista è uno che ha dimenticato il greco, con ciò significando che la partizione disciplinare sono epigrafista non storico, sono archeologo e quindi non sono autorizzato a non leggere l'alfabeto greco. Sono forme derivanti da questa pochezza, inevitabile in alcuni casi. Ognuno di noi ha infiniti limiti, questo è ovvio, però almeno avere la consapevolezza che vanno varcati e superati studiando è una buona medicina. Io poi sono contrario, da ultimo lo dico troppo spesso forse, anche a questa idea della storia tagliata a pezzetti, no? Quindi io arrivo, non so, Odoacre, poi il resto non mi riguarda. Sciocchezza, il grande Edward Meyer insegnava storia a Berlino, non insegnava storia antica, e sapeva la storia anche orientale, di cui sappiamo dalla storia della sua Geschichte des Altertums, si capisce benissimo come è ben noto che sapeva anche tante lingue orientali e le praticava nella ricerca. Ora, adesso, da ultimo, si incrociano le due questioni. Si è allargato le territoire, come dicono i nostri amici francesi, per cui questa partizione ridicola in piccole cellette viene respinta o comunque suscita vergogna. Però c'è da dire che l'apertura ad altri mondi diversi da quello classico dà sempre un po' di noia. Nel mondo nordamericano, soprattutto, dove l'uguaglianza non si è ancora realizzata, nonostante tanti proclami, eccetera, quindi la popolazione non WASP, diciamo, i latinos e i neri, continuano ad essere di fatto, nella grande maggioranza, cittadini di serie B,
o a non cittadini per nulla, va bene. Quindi un mondo conflittuale ancora feroce per tanti versi. Ci viene presentato come un modello, ma questo da parte di persone in malafede sostanzialmente, che approfittano dell'altrui ignoranza talvolta. Mondo conflittuale, drammatico, del resto l'ultima elezione presidenziale lo ha reso visibile a tutto il mondo in maniera drammatica, e anche l'ammazzamento costante di persone considerate pericolose, una polizia che indiscriminatamente può usare le armi e poi magari paga una multa di un dollaro, come è successo anni addietro. Ecco, un mondo così, rispetto all'empireo di alcune splendide università magnifiche dove si coltivano discipline raffinatissime, al riparo da tutto questo chiasso, finiscono con l'essere considerate un luogo di privilegio, questo è chiaro. Non così, nessuno in Italia considera un luogo di privilegio Arcavacata, va bene? No. È una sede universitaria come tante altre, ma potrei parlare della mia, va bene? Perché c'è una medietas, indubbiamente, ormai largamente diffusa, ma non viene percepito questo livello di studio come il privilegio di una parte della popolazione contro un'altra parte esclusa. Quindi è da quel mondo lì che doveva prima o poi venire fuori, da parte di voci anche autorevoli perché hanno conquistato individualmente una posizione elevata, una protesta e una rivendicazione di tipo radicale, cioè tabula rasa, cioè abbattiamo certe barriere, dividiamoci lo spazio lottizzandolo, tutte cose ovviamente infantili dal punto di vista scientifico, comprensibili in un mondo che è in quella condizione tragica che ho cercato di descrivere. È una malattia che durerà a lungo. Condannarla, stando magari nella Europa Felix, dicendo ma guardate che sciocchezze dicono questi estremisti nordamericani, colorati o non colorati che siano, è un atteggiamento antistorico di chi non vuol capire quel mondo che conta molto, che è un mondo che potrebbe portarci a un conflitto, come si diceva all'inizio, con la realtà cinese considerata come l'antagonista principale, quindi un mondo pericoloso, pericoloso per sé e pericoloso fuori. Allora che quel che succede lì va studiato, va capito, va spiegato. Perciò ho voluto nel fascicolo scorso dei nostri quaderni di storia dare spazio a questa discussione, pubblicando un testo indubbiamente acerbo, un testo critico ma tutto sommato meschino, al quale ho premesso una breve nota in cui mi sono richiamato a un uomo che noi amiamo molto, quale fu Moses Finlay, no? Il quale aveva una grande preparazione sua propria, però in quel bellissimo saggio per il TLS negli anni 60 ebbe a scrivere persino che gli va bene uno studioso di antichità che sappia un po' meno il greco e il latino, ma che sappia cos'è la sociologia moderna. Perché? Perché deve aprire gli occhi sul mondo, e questo gli fa bene anche per studiare le leggi agrarie al tempo di Cicerone. Esattamente, anche perché la critica così generica a queste tendenze, che poi magari viene da così colleghi che lo fanno come passatempo domenicale, leggono il giornale, vedono che si dicono delle cose, succedono cose insomma spaventose, ci sono anche delle liste di discussione in cui si ragiona su questo, e poi però non si studia, cioè, perché è sempre un atteggiamento oltre che paternalistico anche superficiale, tu insegni che il nemico o l'amico o comunque chiunque va sempre conosciuto, prima si conosce e poi si ragiona. Perché c'è sempre un elemento utile e fecondo anche nelle posizioni più semplificatorie. E giustamente il problema è giustamente questo. Finlay diceva giustamente che bisognava studiare la sociologia, sbrinare i classici e l'economia e tutta una serie di altre facce, e questo va benissimo, ma non dimentichiamo che Finlay aveva una conoscenza profonda dei testi. Adesso siamo arrivati invece a un'idea per cui magari ci si attacca, non so,
a qualcosa che viene chiamata antropologia, che non è proprio antropologia, diciamolo, ma che al tempo stesso viene utilizzata per non studiare altre cose. Per cui io studio l'antropologia e ignoro la storia. E c'è sempre un po' questa contentezza nel dire ah, ma io sono fiero di non studiare questo. E io credo che sia questo il vero pericolo, è la mancanza di curiosità che ci farà collare tutti a picco, o sbaglio? Sì, no, senza dubbio. Ma poi mi viene in mente un altro grande vecchio, Franco della Corte, no? Che era un uomo intelligente e ironico, diceva lo strutturalismo, certo, lo strutturalismo è importante, ma i grammatici latini avevano già detto tutto in proposito. Era un paradosso solo in parte, va bene, perché quella maniera così classificatoria di liberarsi dei problemi storici era in realtà un segno di ignoranza, di voluta ignoranza. Ora, nulla va tolto all'importanza del comparativismo tra mondi diversi, società diverse, allargare l'orizzonte, sempre il dettame più importante, ma senza perdere di vista quello dal quale tu sei partito e che ti proponi poi di capire, perché ha avuto un peso storico notevole del quale non si può improvvisamente dimenticarsi. Però, insomma, sono anche queste mode che passano. Certamente, sì, ma comunque, e poi anche il problema, anche le mode vanno studiate, perché se no c'è sempre un po' la tendenza, quando c'è qualcosa che non piace, ah, è una cosa alla moda, poi se uno va a controllare si vede che in realtà alla moda tanto non è, però viene messa così, insomma, in un limbo, sì, in un limbo. Insomma, sono tanti i piccoli tic degli studiosi, ma al di là di questo si può fare forse qualche cosa di più, e per fare questo bisogna partire appunto da quello che, insomma, che è appunto la filologia, ma non la filologia intesa come tecnica dell'edizione critica, che è una branca della filologia, ma la filologia più totale che faceva un Burke, insomma, prima che si cominciasse a ragionare in questi termini. È ovviamente tutto molto più difficile, perché ci sono tante specializzazioni e quindi siamo costretti a comunicare con gli altri. Questo è forse la scommessa più difficile, perché un tempo uno studioso poteva fare tutto da solo, a seconda del suo ventaglio di interessi, e arrivava a dei buoni risultati. Ora da solo non ci si arriva più, almeno credo che funzioni così. Tu cosa ne pensi? No, ma anche in passato in realtà mai si può dire che ci si arrivasse da soli. Magari c'era un grande contributo retroscenico, perché diciamo la struttura piramidale del mondo degli studi era molto forte, e quindi c'era dietro la figura eminente e che in prima persona poi rendeva conto del lavoro fatto, tanti artigiani, tanti che erano lì come apprendisti, che quindi accettavano una condizione in vista di un progresso personale che avrebbe poi dato frutto, eccetera. Una idea da bottega medievale, no? Giotto, Cimabue, anche Dante lo dice, ma anche Aristofane, quando dice nelle nuvole, no? Nella parabasi, che quando lui era giovanissimo non poteva portare in scena in prima persona e versava fiumi di versi nel ventre di altri poeti. Voleva dire che andava a bottega da altri poeti, questo vuol dire. Questo meccanismo era anche alla base dei grandissimi, la cui opera tuttora dura e che noi veneriamo, questo è chiaro. Allargandosi di molto lo spazio della ricerca, il lavoro individuale diventa fatalmente un lavoro che ha bisogno di altri, che si deve collegare ad altri, tener conto dei risultati di altri. Per fortuna, è il caso di dire, frasi come quelle si leggono, per esempio, in quel bellissimo libro di Pasquali, non ho potuto vedere la dissertazione sui papiri di Demostene, perché lui l'aveva chiesta a Lipsia, non gli era mai arrivata.
Oggi questo problema non esiste, cioè non è possibile, non si può dire quel libro non l'ho potuto leggere perché era lontano, era in un posto che non mi ha dato a prestito, eccetera. Gli stivali delle sette leghe abbiamo ormai nella ricerca concreta, questa è un'agevolazione immensa, ma anche una grande responsabilità, perché non possiamo chiudere gli occhi dicendo quella cosa ero in diritto di non saperla, ma abbiamo il dovere di saperlo. Diamo un'occhiata alle domande, se c'è qualcuno che, tanti salutano, naturalmente ricambiamo il saluto, ci sono anche così delle glosse, insomma, mi sembra che siano tutti, almeno i presenti siano tutti d'accordo con quello che hai detto, e quindi io credo che forse abbiamo fatto ben 50 minuti di conversazione, un record per il nostro, ma sono volati. E se vuoi aggiungere un'ultima cosa, insomma, qualche esortazione soprattutto a quelli più giovani, ma i giovani veri, quelli che hanno 20 anni, non quelli che chiamiamo giovani perché ne hanno 40. Beh, ma io temo che abbiano alle spalle magari una scuola interessante ma un po' disordinata, lasciando perdere gli inconvenienti dell'ultimo anno e mezzo. Una scuola che ha pungoli esterni molteplici, quindi crea ingegni vivaci ma non sempre ferrati sul piano del lavoro concreto. Se loro si avviano, giovani, meno giovani, insomma, a un lavoro di ricerca, che vuol dire storia e filologia, che sono sinonimi, mai credere a una fable convenue, mai credere a una verità prefabbricata. Va tutto riconquistato con le proprie forze e sottoposto a critica. È divertente, faticoso e utile. Esattamente, e questo proprio il punto, ma naturalmente se ci fossero più studiosi in giro che invogliano a studiare e anche a divertirsi faticando, forse potremmo avere tanti, e invece vediamo in giro c'è tanto odium philologicum, quindi questo insomma ci dispiace, o forse no. E a questo punto ringraziamo tutti quelli che hanno seguito questi siparietti. E ci ritroveremo sicuramente con un nuovo formato alla fine dell'estate. Per il momento salutiamo tutti e ringraziamo, come si dice, ringraziare di cuore? No, forse no. No, no, perché i filologi non hanno cuore. Ringraziamo Luciano Canfora per questa bellissima e stimolante conversazione. E mi raccomando, adesso andate tutti a studiare, perché noi vi vediamo. Il momento giusto, il mese giusto. Perfetto. Grazie. Buon lavoro, grazie. Ciao.